Mi chiamo Svetlana e sono russa. Ho salvato mio fratello da mio nonno, che gli voleva far fare le stesse cose che faceva fare a me, ma io non gliel'ho permesso. E ad oggi io lo proteggo anche andando contro lui stesso, pur di salvargli la vita. E questa è la mia storia, a cominciamo. Nasco in una famiglia russa con grandi ristrettezze economiche. Mio padre non c'era. Lui era un soldato, combatteva. Nel frattempo muovo i miei primi passi col mio zio paterno. Dopo un po' di tempo nasce mio fratello. Inizialmente lo odiavo, piangeva sempre, cercavo di fargli tanti dispetti, non lo volevo. Fino a quando però un giorno mia madre esce fuori di casa per tornare dentro una bara. E da quel momento in poi ho deciso di prendermi cura di mio fratello, come se fosse mio figlio. Ero piccola, avevo circa 6 anni. Mio nonno aveva dei debiti di gioco. In Russia quello che qui in Italia è reato, lì non lo è. E lui per saldare questi debiti di gioco si vestiva di tutto punto, con la camicia, con la giacca, con la cravatta, e mi portava a giocare con i suoi amici. Lo faceva regolarmente. Io nel frattempo avevo parlato con la mamma di una mia amica chiedendogli aiuto. Facevo ginnastica ritmica, una volta avevo una gara a San Pietroburgo che saltò e tornai prima a casa. Quando vidi quella scena rimasi pietrificata. Mio nonno era vestito con la camicia, con la giacca, con la cravatta e teneva per mano mio fratello. Lo stava portando là dove portava sempre me. Io presi mio fratello e lo buttai dentro casa. Decisi di subire io per tutti e due, ma mio fratello non sarebbe stato mai toccato. Nel frattempo vado avanti e la mamma di questa mia amica viene e vede tutto lo schifo dove stavamo, quindi ci prende con sé con le sue due figlie. Ma dopo un po' di tempo la mia famiglia viene, ci tira per i capelli e ci riporta a casa. Così nel frattempo decido di andare in ospedale, ormai ero più grandicella. E tra le mille visite mediche, ginecologiche, attestano tutti gli abusi che ho subito. E così finalmente decidono di darci in adozione. Non mi sembrava vero. Ci danno in adozione a una famiglia di Palermo. Inizialmente sembravano brave persone, e probabilmente lo erano. C'era solo il problema che lui voleva solo un figlio e solo la figlia femmina, mentre invece io mi sono impuntata affinché anche mio fratello fosse preso insieme a me. Vedete, la realtà di Palermo all'epoca, in tanti anni fa, non era una realtà facile. Pensai, ho salvato mio fratello da circostanze brutte per metterlo in una situazione forse dove può perdersi. E così fu. Lui era un carattere fragile e quindi io cercai di conoscere le persone che contano, le persone che comandano. E mi ricordo una volta venne un uomo vicino a me, mi disse: se tuo fratello non te l'abbiamo portato senza vita davanti al tuo portone, è proprio perché è tuo fratello e ti deve la vita. Mio fratello non lo sa. Ma io pur di salvargli la vita tante volte sono andata anche contro se stesso. E faccio questo video per chiedere scusa. Tante volte guardo dei video dove si raccontano le storie dove nessuno mai chiede scusa, nessuno mai chiede perdono. Ma perdono sinceramente, perdono con il cuore. Il perdono è importante. Serve a fare andare avanti. Io ho fatto di tutto
per mio fratello, di tutto e di più. E Dio mi è testimone. Ma nonostante questo io gli chiedo perdono, perché forse con lui sarei dovuta essere più chiara fin dall'inizio, dirgli le cose come stavano. Ma per tanti motivi ho deciso di non farlo. Ci sono realtà che voi non conoscete, che vanno al di là di ogni ragionevole in realtà. Purtroppo si pensa che certe cose avvengano solo nei film, che siano invenzioni. Ma vi posso assicurare che la realtà è molto peggio di quello che potete immaginare. Bambini che smettono di essere bambini o che non lo sono mai stati, che vengono trattati come merce di scambio. Ma fortunatamente mio fratello, questo non l'ha vissuto. Buona vita.